presidente della terza scuola politica federale dei giovani padani, anche il presidente Gibelli. Allora subito un commento, così la prima sensazione a caldo di fronte a questo incontro importante dei giovani padani. Ma non vorrei ripetere le sensazioni probabilmente di tantissime persone presenti qui, c'è tantissimi giovani, la Lega è un partito giovanissimo, dimostra ancora una volta che le idee che sta portando avanti sono attualissime e il fatto che tantissimi giovani pensino che una domenica intera dalla mattina alla sera da dedicare per imparare qualcosa, per migliorare la politica e quindi la nostra terra attraverso la Lega sia il primo grande successo al di là delle questioni che sono state affrontate fino a questo momento. Oggi è stato invitato per parlare dei rapporti fra l'Islam e l'Occidente, ma a livello parlamentare qual è l'impegno, il suo impegno proprio per fronteggiare questo momento di difficoltà nei rapporti proprio con le comunità islamiche presenti sul nostro territorio? Beh, le comunità islamiche sul territorio stanno dimostrando che le richieste che hanno fatto fino a qualche giorno fa non erano legate alla necessità di avere luoghi di culto, ma si stanno politicizzando. Le moschee sono luoghi dove non si fa professione di fede, ma si fa politica. Tutte le grandi manifestazioni che ci sono state a Milano, a Genova, a Padova, a Lodi, in tutte le principali città del nord, me ne sfuggirà sicuramente qualcuna, ma tutti sanno a cosa mi riferisco, sono partite guidate da moschee. Quindi è assolutamente necessario che una delle leggi che la Lega Nord ha presentato da anni in Parlamento, che serve per regolare la costruzione di moschee, venga calendarizzata in maniera tale che si capisca fino in fondo che questo non può diventare una colonia di qualche paese arabo che al posto di usare i soldi magari raccolti con le plusvalenze nei prodotti petroliferi, al posto di migliorare le condizioni di vita degli arabi a casa propria, forniscono milioni e milioni di dollari in Occidente ad associazioni che costruiscono moschee per far politica in Occidente.